Buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata di Moopin Talk dal titolo L'ottava arte non è solo un gioco. Sono Elia Bellussi e questa sera vi presento due ospiti d'eccezione. Abbiamo qui Gianni Torchio. Ciao Gianni! Ciao Elia, buonasera a tutti, grazie per avermi invitato. Grazie a te di essere con noi. Tu sei 4 volte campione del mondo di Kick Off 2, primo nel medagliere di Quo World Ranking. È detentore del Guinness World Record per essere il miglior giocatore del videogioco di calcio più vecchio del mondo, per cui vengono ancora disputati i mondiali. Impressionante, complimenti, davvero, guarda. Ringrazio. Abbiamo Marco Mazzaglia. Ciao Marco. Ciao a tutti ragazzi, grazie per il tempo che passeremo insieme. Grazie a te per essere qui con noi. Wow, hai un curriculum davvero interessante. Vedo che sei stato IT Manager e Video Game Evangelist per Milestone dal 2008 al 2013 e hai lavorato su MotoGP, SBK, WRC e hai fondato anche T-Union, che è un'associazione che si occupa di promuovere la game industry e la cultura dei videogiochi in Italia. Tra l'altro organizzando anche la Global Game Jam a Torino, quindi grande perché sei di Torino. E hai poi tantissima altra esperienza con diversi studi, vedo, realizzando titoli originali o convertendo giochi per PlayStation 4 e Nintendo Switch, giusto? Giusto, giusto, un po' tra Ovosonico, poi Mixed Bag, insomma, un po' di viaggi nel mondo dei videogiochi e ora nella mia attuale azienda che è Sinestesia. Grande, benissimo, grazie mille per essere qui con noi allora. Bene, allora diciamo che possiamo anche iniziare con le domande. Saranno molto, domande molto interessanti, si parlerà di storie di videogiochi, si parlerà delle vostre esperienze ovviamente e speriamo di essere interessanti per il pubblico e di anche divertirvi. Quindi, bene, bene. Adesso io sono davvero interessato di sapere da entrambi quando avete incominciato a videogiocare. E a tale proposito darei la voce a Gianni per primo. Va bene, io praticamente ho cominciato a giocare al bar, fondamentalmente. Ho cominciato con i flipper, che era praticamente alla fine del 79, ero un bambino di 4 anni e ho cominciato col flipper, ero uno di quei bambini che stava in piedi sulla sedia, non arrivavo neanche a prendere tutte e due le palette, dovevo usare solo quella di sinistra, dal lato destro si metteva mio padre, per dire. Poi quando hanno tolto i flipper dal bar mi hanno messo il primo, mi ricordo che c'era un Defender e a quel punto però se non sbaglio avevo almeno 6 anni perché già sapevo leggere, quindi sapevo che ci volevano 100 lire e quindi insomma ho cominciato con quello. Poi insomma ho fatto diciamo la gavetta con il primo computer è stato uno ZX Spectrum. E con quello praticamente ho fatto anche il mio primo upgrade, praticamente mi ricordo che c'avevo 16K e poi è arrivato lo zio che mi ha detto: "Ah, dai, adesso apriamo, facciamo, disfiamo", e quindi è stata la prima volta che ho aperto un computer ed ero un bambino e l'abbiamo portato da 16 a 48 perché, e poi a quel punto lì sono cominciati i vari giochi, simulatori, insomma, poi da lì sono passato all'Atari 2006, poi è arrivato il Sega, insomma, poi l'Amiga e poi siamo arrivati praticamente a tutti i giochi, poi il PC e via dicendo. Insomma, poi chiaramente sono passato anche delle varie console, però diciamo che i primi giochi che proprio mi ricordo aver giocato è stato appunto il Defender e poi comunque generalmente erano i giochi da bar, erano quelli che andavo a ricercare anche nei giochi da casa quando giocavi per dire che ne so, con lo Spectrum, anche i primi giochi da Spectrum, tu cercavi il gioco che assomigliava di più a quei giochi che giocavi al bar, perché il bar o la sala giochi erano il non plus ultra. Io mi ricordo che spesi 10.000 lire su un videogioco cabinato all'epoca, quando ero ancora bambino in vacanza. Immagino che anche tu avrai speso un sacco di soldi. E Sì, te tutte invece, Marco? le paghette possibili immaginabili me le sono giocate, è così. Immagino, wow. Marco invece? Allora, io il mio primo contatto con i videogiochi risale ad agosto, anche per me 1979, anche io avevo 4 anni e 11 mesi perché sono nato il 28 di settembre, ed era un clone di M79 Ambush di Ramtech, che è un gioco un po' sfigatino, nel senso che se uno guarda la grafica era già un gioco vecchio perché insomma probabilmente in Sicilia in Italia arrivavano con quel tipo di ritardo. C'era mio nonno che mi piazzava anche lì sul
sulla sedia perché il bazooka era più grande di me. Poi da lì cominciai con i giochi elettronici, perché ad esempio mia mamma ogni volta che andavo dal dentista c'era il premio, cioè dopo aver superato la roba terribile del dentista c'era, mi regalava un Game & Watch o un gioco elettronico a mia scelta. Poi da lì il primo computer, 8 anni, il Texas Instruments, che però ha avuto vita breve, cioè lì ho fatto un po' di giochi, programmato proprio dei giochi con mio papà, il famoso gioco della macchinina, che aveva l'editor pure dei tracciati, abbiamo fatto una roba un po' strana, molto semplice, però strana. Poi Commodore 64, e poi il giorno fatidico, cioè il 21 dicembre 1985, in cui mi arrivò la rivoluzione, i floppy del Commodore con il fast load della Epix. Quindi, fatto trovare da mio papà alla fine dell'ultimo giorno di scuola delle medie, della prima media, prima delle vacanze di Natale, insomma. E poi da lì l'Amiga, il PC, quando sono andato all'università, eccetera, eccetera, eccetera. Hai detto il Texas, intendevi il T99-4A? Il T99-4A, il Texas, perché per me era il Texas Instruments, cioè il primo computer a 16 bit che purtroppo ebbe vita non proprio eccellente, nel senso è un computer che ha una distribuzione negli anni 80 molto interessante negli Stati Uniti, con un sacco di user group. Anche qui in Italia succede qualcosa, ma pochissimo software, pochissimo tutto. Infatti mio papà ci vede lungo, e quando capisce che in ufficio quello che circolava di più era il Commodore 64, a un certo punto ci fa sparire il Texas Instruments, e io stavo facendo l'animazione di Donkey Kong, no? Perché volevo fare un gioco, volevo riprodurre il mio Donkey Kong sul Texas, perché la versione dell'Atari Soft non sarebbe mai arrivata neanche per scherzo a casa mia, e quindi dovevo farmela, e fece arrivare il Commodore. Però fu un arrivo bellissimo, bellissimo, ma poi ne parleremo. Bene, è stato il mio primo computer, il T99-4A. Sì. Che copiavo anch'io i listati dai libri che mi dava mio padre, e vedevo, li facevo girare per vedere i risultati. Avevo 2 anni e mezzo, 3, guarda. Quindi è stato fantastico quel periodo. Bene, so che è una domanda un po' complicata, però volevo chiederti, a proposito di piattaforme, quali sono state le tue prime volte con le diverse piattaforme? Quali piattaforme hai utilizzato e come è stato approcciare questi diversi calcolatori, ecco, questi diversi console, calcolatori vincenti? Ma naturalmente la prima è stato questo arcade, che per me all'epoca era incredibile. Poi, siccome c'era anche una specie di morale in questo gioco, non dovevi colpire i barellieri o l'ambulanza, ogni volta che succedeva mi sentivo male, cioè era un senso di colpa mostruoso. Però la magia di poter interagire con quello che era quell'azione, che mi sembrava strana, perché probabilmente non capivo esattamente, sapevo che bisognava colpire, però non sapevo che fosse senza vite, ma era sottomesso al tempo. Insomma, era un gioco un po' di quegli anni lì, che aveva appunto il tempo come, e non tanto l'abilità come condizione di fine. E poi invece mi ricordo una roba pazzesca, cioè il primo contatto con l'Intellivision. Mi ricordo che andai, portato da mia zia, in una specie di ufficio, non lo so cosa fosse esattamente, so solo che per me era una magia, perché c'era questo Intellivision collegato a questo televisore, e il primo gioco che provammo fu Astro Smash. Quella specie di spara, destra-sinistra, un incrocio tra Asteroid e Space Invader. E a me l'Intellivision affascinava, perché aveva tutte queste cartucce con delle confezioni, con dei disegni bellissimi, che poi trovavi nei negozi di giocattoli, e quindi le potevi proprio toccare con mano, non dovevi andare nel negozio specializzato, no? E comunque, e cominci a giocare ad Astro Smash, e poi mi ricordo che mio fratello era bravissimo, ha fatto un sacco di punti, eccetera. Però il fatto di avere una grafica così fantastica per la serie... non esisterà mai una grafica più bella di questa, no? Che poi è un ritornello che praticamente io andrò a ripetere per ogni piattaforma. Poi l'esperienza di Shamus della Synapse Software per il Commodore 64,
una specie di Berserk amplificato con un sacco di particolari in più e con questo mostro che era l'ombra che ti inseguiva. E poi invece l'esperienza assolutamente da figura un po' barbina del Commodore Amiga, perché quando vidi il Commodore Amiga, su quell'Amiga girava Barbarian della Psygnosis. E a un certo punto sentì il padrone del negozio che faceva dei versi stranissimi, così, no? Perché, ma cosa sta facendo questo? Poi vedevo che la bocca però non si muoveva, alla fine erano gli effetti sonori che arrivavano da quell'Amiga lì, cioè quel computer era capace di fare degli effetti sonori che per me erano inimmaginabili, anche se oggettivamente Barbaria della Psygnosis non è che fosse proprio un signor gioco, era anche uno dei primi, dovevi sempre schiacciare le icone e poi dirgli cosa fare, eccetera. Però, insomma, questo il contatto con le piattaforme in funzione di quello che aveva la piattaforma di particolare mi ha veramente sempre stupito in modo diverso, come se si generasse un entusiasmo differente. Ed è questa la bellezza dei videogiochi e della tecnologia. Ne hai una in particolare di piattaforma che ti piace di più, con cui ti sei trovato meglio? Beh, siccome è quella che ho spaccato di più letteralmente, nel senso che l'ho rotta due volte, tutte e due per uno un fulmine e l'altro perché mio papà aveva fatto dei dispositivi con delle porte però di ferro che si dovevano collegare a computer spento, ok? Invece cosa fai? Per far più in fretta le colleghi a computer acceso, no? E a un certo punto uno dei due CIA, non mi ricordo, prima si ruppe la porta 1 e poi si ruppe la porta 2. Però per ovviare a questo, noi ci mettevamo a modificare i giochi in modo tale che quando era rotta una porta, i giochi funzionassero con l'altra, no? Se la tastiera una volta la tastiera era rotta a metà, quindi non si poteva proprio fare niente, nell'altra invece con la porta 2 rotta, però avevo accesso a tutta la tastiera. Quindi sicuramente il Commodore 64, perché poi mi sono messo appunto a modificare con l'Xmon in Assembler, con i codici ASCII, eccetera, tutto quello che mi piaceva. Infatti a me programmare sì, ha affascinato, ma come attività è un'attività che mi piace fare più o meno. Invece craccare i giochi, cioè andare a vedere come funzionano o debuggarli, perché alla fine questo era quello che facevo anche nel mio lavoro e che faccio in qualche modo il mio lavoro attuale quando c'è la parte tecnologica, ecco quello mi fa impazzire. Bene. Gianni, veniamo a te invece. Hai un po' di nostalgia di quel periodo? Come reputi anche i videogiochi dell'epoca rispetto a quelli attuali, ecco? Guarda, allora, prima di tutto volevo dire una cosa riguardo quello che stava dicendo Marco, che lui praticamente, mi piace questa cosa, che lui dal giocatore è passato anche al programmare, no? Quindi ha fatto il salto. Io invece sono sempre rimasto soltanto un giocatore. E quindi le cose le ho sempre viste anche forse da un'altra prospettiva, sono rimasto sempre un po' lì così. Però come giocatore devo dirti che anche adesso, guardando i giochi del passato, e tante volte mi capita di parlare con persone, perché comunque diversi sanno che comunque della mia passione, c'ho una parete di giochi dell'Amiga, piuttosto che un sacco di cose, un arcade qua dietro, cioè, giusto per dire, no? Possiamo vedere la parete. Allora viene un po' da dire, nel senso, ma si stava meglio quando si stava peggio? E io non sono esattamente così convinto, cioè nel senso, è chiaro che ci sono dei giochi effettivamente del passato che se tu riprendi adesso fanno quasi ridere, no? Cioè sono, purtroppo la grafica è quello che è, piuttosto che... Però ci sono delle idee che invece mi viene in mente anche soltanto pensare a alcuni giochi dello Spectrum, mi viene in mente un gioco che si chiamava, io l'ho conosciuto sulle cassettine dello Special Program, la pirateria della nostra pirateria nostrana, e praticamente si chiamava SOS Navi, ed era un gioco dove praticamente tu dovevi andare su una nave, eri un robottino, e dovevi andare a cercare di impedire alle falle che si formavano col tempo, dovevi impedire che la nave affondasse, dovevi cercare di pilotarla da un posto all'altro, cioè non è che dovevi, cioè insomma dovevi tenere il timone, insomma c'erano delle idee bellissime che
Anche a rifarle adesso sarebbero un po' strambe, però secondo me avrebbero anche senso. Mentre invece ci sono dei giochi che li vedi adesso e dici no, non ci si può giocare. Al tempo, però, secondo me, da un certo punto di vista, invece ci sono dei giochi che anche riaggiornati, faccio un esempio, adesso mi viene in mente Wonder Boy and the Dragon's Trap, che era per Sega Master System, che adesso hanno fatto un remake che è una roba, secondo me, eccezionale, nel senso che il gioco, se tu lo vedi, lo rivedi adesso per Sega, effettivamente un po' poverino, un po' scarno come grafica, no? Però gli hanno rimesso su una veste grafica meravigliosa, azzeccatissima, che secondo me è una meraviglia. E rigiocare quel tipo di gioco, quindi mantenendo esattamente il gameplay come era prima, con la grafica aggiornata così adesso, ha un senso. Mentre invece altri remake che ho visto fare adesso, insomma, no. Tipo, faccio un esempio, mi viene in mente Monkey Island. Monkey Island hanno fatto il remake, no? Con la grafica bella, però, cavolo, Monkey Island, secondo me, è lo stato dell'arte della pixel art. Se io penso a qualcosa di veramente bello in pixel art, penso a ai fondali di Monkey Island 2, penso, cioè, sono pazzeschi. Non aveva senso, secondo me, rifare il remake della grafica a quella maniera. E va bene metterci... A proposito dell'audio, adesso mi viene in mente anche di... sempre di Wonder Boy, se ci pensi, hanno rifatto anche l'audio risuonato con strumenti veri, cioè hanno fatto un lavoro che c'è veramente dietro passione e amore per quello stesso gioco lì, mentre invece altri si vede che sono proprio delle operazioni di marketing che puntano sulla nostalgia. E secondo me, quello che voglio dire è che ci sono dei giochi che puoi giocare, ma non hanno senso da essere rigiocati adesso, mentre invece ci sono moltissimi altri giochi che del passato, se li riprendi adesso, sono fantastici. Cioè, io penso a uno sacco di arcade, penso per dire a un R-Type che gira su arcade, che gira chiaramente col MAME, con l'emulazione e tutto, che tu lo puoi riprendere in qualsiasi momento ed è un gioco che è attualissimo, e così come lui ce ne sono tantissimi altri. Quindi secondo me la cosa bella di adesso è che, a differenza di prima, che non potevi scegliere, adesso si sta meglio fondamentalmente. Tu adesso puoi scegliere anche di giocare ai vecchi giochi, puoi giocare a quelli che ci sono adesso, anche se magari quelli che ci sono adesso sono magari da un certo punto di vista più poveri, più standardizzati, sono quasi tra virgolette tutti uguali, tra virgolette, in realtà chiaramente ci sono tantissime cose meravigliose anche adesso, però insomma, quello che mi fa dire che si sta meglio adesso è che adesso veramente hai la scelta di poter giocare con tutto, mentre invece prima ti dovevi accontentare degli 8-bit e di quello che c'era. Certo. Wow. E visto che stiamo parlando anche di rifacimenti e così via, abbiamo citato Monkey Island e così, è un gioco nuovo, però Timberwheat Park, come lo reputi, visto che è stato realizzato da Ron Gilbert, che è uno dei padri dei videogiochi? Fantastico, io mi sono divertito un sacco, è stato veramente bello, e insomma, il finale mi ha ucciso come quello di Monkey Island 2, insomma. hanno voluto fare una roba così, a me mi ha divertito veramente molto, ce l'ho rigiocato proprio con piacere, mi sono preso addirittura la versione... quella che vedo che hai dietro tu, Elia, ce l'hai proprio là, proprio quella. Anch'io con la cassettina, anzi col dischetto, scusami. Tra l'altro sono andato anche a vedere effettivamente il dischetto dentro, c'è tutto, però sono stati bravissimi, insomma. E no, quel gioco, Ron Gilbert è un genio, lo amo, insomma. Secondo me il Timberwheat Park è stato veramente bello. Potevano farlo ancora meglio, secondo me. Potevano farlo ancora più grande, potevano usare di più... Potevano, poi evidentemente hanno scelto di fare così, però insomma, bello, bello, mi è piaciuto. Bene, bene. Marco, torniamo a te. Dimmi un po', hai dei giochi che non smettono mai di stupirti o che ti hanno lasciato qualcosa o che sono particolarmente legati alla tua vita, qualche evento, qualche aneddoto? Beh, allora, se andiamo indietro, un gioco che continuo poi ad analizzare e non riesco veramente a capire come abbiano potuto a quell'epoca trovare tutta una serie di particolari
che lo rendono quello che io chiamo the perfect game. Io ho un blog che si chiama Informetica, e solo che non lo aggiorno da più da un sacco, ma prima o poi ricomincerò, e avevo fatto una rubrica che si chiamava The Perfect Game. Per me il Perfect Game è quel gioco che appunto riesci a rigiocare sempre, indipendentemente dal tempo che è passato. E un titolo che mi ha stupito è sempre la serie, in particolare i primi due titoli della serie Summer Games di Epix. Un po' perché è stato per me il primo gioco multilod che era su dischetto, e che quindi quando vedevi nella lista dei piratozzi dicevi: questo su dischetto non potrò mai prenderlo perché avevo le cassette, no? Quindi era proprio il gioco irraggiungibile, che a un certo punto divenne raggiungibile, perché non so come la ottenne. Mio papà mi portò la versione su cassetta craccata a mano da qualcuno, e quindi bisognava annotarsi i giri, far tutto quello che faceva il dischetto, tu lo facevi a mano, ok? Però funzionava tutto, non aveva neanche quella protezione cattivissima che c'era nel platform diving, dove a un certo punto, se copiavi in modo errato il gioco, il lumino ti spariva a caso, no? Quindi non, cioè, nessuno era salito sulla piattaforma, quindi ciao. Ma il fatto di avere prima di tutto la cosa più pazzesca è: tu compravi la seconda puntata e potevi attaccarci gli eventi della prima. Aveva tutta una serie di particolari stile nei controlli. A ogni evento che cominciava veniva effettuata una selezione randomica degli atleti, e quindi quando giocavi in 5 o in 6 non si capiva mai, cioè non si poteva sapere a priori chi potesse cominciare per primo. Ma sono tutti particolari che, se poi tu vai a cercare un qualsiasi gioco delle Olimpiadi, nessun altro è stato così attento ai dettagli, a fare la cerimonia di inizio, di fine, con la musica che aveva un crescendo. Nessuno. E quindi questo, quel pacchetto Summer Games 1 e Summer Games 2 è eccezionale. Poi Winter Games già un po' così, California Games e World Games eccezionali, The Winter Edition e Summer Edition, ma ormai la Epix stava viaggiando un po' per altri lidi e casini aziendali, quindi vabbè. Un altro gioco pazzesco è Drop Zone, era praticamente la versione che probabilmente io avevo immaginato per Defender, perché Defender era troppo incasinato, troppo poliposo, 8 tasti, eccetera. Mentre quello col joystick facevi tutto. Ed è quello che, a livello di risorse dell'Atari 800, fa svettare l'Atari 800 nell'uso delle risorse. Ben meglio del Commodore 64, che poi è stata una piattaforma di riporto, nel senso, successivamente McLean l'ha programmato per Commodore 64. E poi il mitico per me arcade inamovibile NBA Jam è talmente importante che, ad esempio, in Milestone, durante le pause pranzo facevamo i tornei di NBA Jam, ma non, cioè, prima che uscisse la riedizione noi giocavamo con forse la versione migliore, che era quella per PlayStation 1, che sulla PlayStation 3, quindi proprio un arzigogolo mostruoso, che però riusciva a dare senso a tutti gli infortuni, e col commento veramente ingaggiante. Insomma, questa compilation di titoli sportivi con insieme Drop Zone sono un po' i miei tre, più naturalmente tutto quello che può essere la serie manageriale come Championship Manager, che penso che sia l'unica serie che mi ha fatto fare, in cui mi sono veramente fatto male giocando, perché perdendo uno scontro era Fiorentina-Reggina, vincevo 2-0 fuori casa fino al 79esimo, entra Fernando Torres e perdo 3-2, quindi me ne fanno 3 nel giro di 11 minuti. Ero talmente arrabbiato che ho tirato dei pugni pensando di beccare la poltrona, ho beccato il muro, mi sono frantumato a parte le vesciche acquisite in Tekken World Cup a 11 anni, a furia di, che era il calcio con la palla, uno dei primi giochi fisici in cui dovevi per forza
dare, cioè, se io avevo 11 anni, giocavo con uno di 16, quello di 16 era avvantaggiato perché aveva molta più forza fisica nel muovere velocemente la trackball, e antesignano di quello che fu la visuale di Kickoff 2, giusto perché appunto c'è Gianni di mezzo, e insomma, la visione a volo d'uccello effettiva, sì, ci fu su Atari Soccer, ma quello che a fine anni 70, ma quello che la implementò bene fu effettivamente Tekken World Cup. Passiamo a Gianni. Gianni, ti vorrei fare la stessa domanda, poi sentendo quello che mi avete raccontato mi sono venuto un altro paio in mente, vi farò dopo, però vorrei porre anche a te la stessa domanda, quindi se hai dei giochi che non smettono mai di stupirti o che ti hanno lasciato qualcosa o che sono appunto legati particolarmente alla tua vita, immagino a parte Kick Off 2, di cui invece vorrei parlare un po' dopo, perché voglio capire anche poi come vi siete conosciuti voi due e così via, quindi qualche aneddoto poi dopo. Beh, devo dire che allora forse il gioco che mi ha influenzato di più, a parte Kick Off 2 ovviamente, è stato Doom. Perché Doom, a parte il gioco in sé, è stato praticamente il gioco che mi ha cominciato a mettere le mani sul computer, nel senso che io avevo tipo un 386 di X40, è stato il mio primo personal computer, e ci metto su Doom. E, insomma, scattava un pochino. Allora è cominciata praticamente l'era degli upgrade, quindi comunque imparare anche a mettere le mani sul computer. E al tempo non avevo mai, praticamente, a parte quella volta che avevo aperto lo Spectrum, che poi non ero stato io, ero solo un bambino, insomma, non avevo mai messo le mani su un computer, e allora ho cominciato a conoscere persone che ne sapevano molto più di me, mi hanno cominciato a insegnare, e quindi ho cominciato a conoscere amici del giro, e quindi ho cominciato a mettere le mani in pasta in quello che era l'informatica a livello hardware. E quindi Doom, anche su Doom, proprio con un amico, ricordo che abbiamo fatto le prime partite in cooperativo, no? Con due computer, mi ricordo che pigliavo il mio case che pesava 20 kg, me lo portavo in spalla e lo portavo a piedi da un amico. Poi con mio cugino, anche lui, addirittura col motorino a farsi 10 km, 15 km su un cinquantino a giocare a Heretic, che praticamente era il figlio di Doom, comunque insomma. E quindi questo gioco qua, a parte il fatto con tutte queste cose correlate, poi però se tu lo giochi è pazzesco, cioè questo veramente lo puoi giocare anche adesso. Io ti dico, ci sono un paio di mappe che quando entri nei livelli, cioè, salto sulla sedia, perché proprio ti fa un paura entrare in quelle stanze magari buie con i neon, e a un certo punto ti salta l'imp che lo senti ruggirti da dietro a una parete, veramente mi fa, fa effetto, insomma. E poi è sempre, non so, è un tipo di grafica che per me non è invecchiata, anche se la vedi un po' pixellosa, tutto quello che vuoi. Però è bella, cioè proprio per me è molto bella da vedere, e dà sempre delle belle emozioni giocarci, è sempre anche da solo, cioè proprio un gioco che puoi fare tranquillo, non è che devi per forza giocarci multiplayer, come adesso invece. Adesso sembra che praticamente se non giochi multiplayer non c'è divertimento. No, questo qui è un gioco che invece ha la sua, puoi giocarlo a fare la speedrun, puoi giocarlo a cercare di trovare tutti i segreti, a fare tutte le cose, anche perché poi sai, sono quei giochi che ci giochi una volta, poi non ci giochi per un po' e magari non te lo ricordi esattamente, quindi non ti ricordi esattamente come attraversare quel posto, piuttosto che dove è nascosta quella stanza, dove andare a prendere cose, un po' come Monkey Island in qualche modo in realtà, cioè che è vero che lo conosce a memoria, però a un certo punto magari ti fai la partita e dici, accidenti, qua cos'è che si doveva fare? Per esempio, adesso mi viene in mente proprio all'inizio di Monkey Island, che è l'unico punto dove devi andare dietro la cucina per andare a prendere un pesce, ma c'è il gabbiano che non te lo fa prendere, e per farlo scappare devi mettere i piedi su un asse, che è l'unica cosa che tu fai in questo gioco senza fare l'azione usa questo con quest'altro. Devi proprio fare una cosa fisica, devi camminare in un punto preciso per avere un'azione, e quella roba lì magari te la dimentichi se non ci giochi spesso, o altri piccoli passaggi. E così è Doom, per dire, non ci giochi magari per 6 mesi, lo riprendi, dici, cazzo, meraviglia, ah, ma qua com'è che si faceva, cioè insomma è emozionante, insomma. E poi vabbè, se vuoi
Ma ne volevi parlare dopo, poi parleremo di kickoff, insomma. Beh, allora no, io a questo punto direi di parlare di kickoff, così ci racconti un pochettino, magari se ti va, di come sei arrivato a giocare a kickoff, a partecipare ai campionati del mondo e anche conoscere Marco, ecco, come vi siete anche conosciuti. Sarebbe interessante sapere come si è evoluta la storia, ecco. Beh, praticamente la questione nasce così. Il 13 aprile del 91 vado dal mio amico vicino di casa, perché sapete, ognuno di noi c'ha un vicino di casa che ha l'hardware più bello, più figo, e ce l'abbiamo tutti, no? Nel senso, e probabilmente, boh, per me è lo stesso che gira, è sempre lui, perché non ha un nome il vicino di casa, è sempre lui. E insomma, vado dal vicino di casa e vedo l'Amiga. Dico, cazzo che bello. E vedo che sta giocando a sto gioco di calcio. E io l'ho visto, ho detto, no, questo è la fine del mondo, perché cioè, in quel momento gli altri giochi, i falli non esistevano, già era tanto se c'erano le rimesse laterali, c'erano i rigori, c'erano i cartellini gialli, adesso è tutta roba che si dà per scontata, ma una volta, sognatelo, cioè, era veramente il paradiso per uno che gli piace il calcio e gli piacciono i giochi di calcio. Allora, quando l'ho visto, ho detto, no, non è possibile, devo averlo anch'io, non può averlo solo l'amico. Allora, il giorno dopo, con tutti i risparmi di tutta la vita, sono andato nel negozio e mi sono comprato l'Amiga 500, un modulatore, al tempo si poteva, non avevo collegamento RF, schifido, però insomma, quello che è, e modulatore, e mi sono preso sto Kickoff 2. E da lì, insomma, ho cominciato a giocare... sempre esclusivamente praticamente col mio amico all'inizio, e poi in realtà la mia cricca di amici ha cominciato a giocare e a venire da me, insomma, la roba che a casa mia non c'era il citofono, avevo dato tipo 3-4 chiavi ai miei amici, mio cugino, così, e io alle volte tornavo a casa e trovavo i miei amici che stavano giocando a casa mia con l'Amiga, e non è un modo di dire, succedeva così, ed era molto divertente, anche perché comunque era, a casa mia era diventato un porto di mare, tra virgolette, mia mamma era contenta di avere i miei amici a casa, insomma, e giocavamo, ci facevamo i sabati sera, sabato notte, giocavamo, e poi vabbè, pian pianino, poi si sono cresciuti, perché quelli avevano 16 anni, poi 18 anni, militare, così ci si perde con un po' di amici, e praticamente restiamo a giocare soltanto io e mio cugino, e siamo andati avanti più tipo per 8 anni pensando di essere gli ultimi due reduci al mondo a giocare a kickoff, perché comunque non c'era internet, non c'era niente, non sapevi praticamente niente. Sì, internet c'era, cominciava ad esserci, ma non era così diffuso, c'erano, insomma. E a un certo punto conosco, per combinazione, il campione italiano che io conoscevo, il campione italiano di kickoff che conoscevo solo di fama, perché l'avevo letto sulle riviste dell'epoca, perché nel 91 la rivista K, lo studio VIT, aveva organizzato il campionato italiano di kickoff, che è stato il campionato più grande in assoluto di kickoff, con più di 2000 persone che hanno partecipato nelle fasi preliminari, e insomma, io conoscevo questo Freguglia, e a un certo punto lo incontro, dico, incredibile, l'ho trovato per... non mi ricordo esattamente... Beh, insomma, ci conosciamo e cominciamo a giocare così. A un certo punto lui scopre, in qualche modo, che in realtà kickoff, la comunità di kickoff, non è morta, ma esiste ancora la Kickoff Association, e facevano i mondiali. Allora dico, accidenti, ma veramente? Allora a quel punto era tipo il 2002, e, insomma, da lì è cominciato tutto. Anche perché poi, sai, tra i miei amici il mio soprannome era il re, perché tra gli amici ero più forte, insomma, a quel punto ho detto, andiamo a vedere un po' come gira la cosa, che magari, cioè, potrebbe essere che magari sono forte anche al di fuori del mio giro di amici, no? E allora lì abbiamo cominciato, sono cominciate le varie competizioni, e insomma, pian pianino c'è stata, all'inizio c'è stata una scalata, insomma, non è che di colpo sono arrivato a vincere il campionato del mondo, anzi, è stato molto difficile, ho conosciuto giocatori fortissimi, con delle tecniche completamente diverse, perché comunque, sai, se giochi con gli stessi, riesci magari a fare delle robe, però pian pianino altri hanno magari sviluppato, perché kickoff è una roba pazzesca, è come il gioco degli scacchi, nel senso che ci sono, hai delle mosse, tra virgolette,
però le puoi sviluppare in mille modi diversi, ed è un incrocio, secondo me, se vogliamo definire, è un incrocio tra il ping pong, tra virgolette, e appunto gli scacchi, perché c'è la dinamicità del gioco del ping pong, dove devi essere velocissimo, dove se tu batti bene hai già la tua azione preimpostata da fare, e più o meno in kick-off è così, nel senso che ci sono le routine, ci sono molte cose che si possono fare quasi mnemonicamente, anche se in realtà in kick-off comunque c'è sempre un aspetto di casualità che rende sempre tutto molto diverso e molto simile al calcio. Cioè, in kick-off anche il più forte di tutti può andare a perdere contro uno di metà classifica, perché in quella partita all'altro gli ha detto bene tutto, a te non ti ha detto bene niente, e come nel calcio vero, nel senso, la Juve può andare a perdere contro, che ne so, il Frosinone, non lo so, capito? Può capitare, e questo viene riproposto benissimo anche in kick-off, difatti rende sempre molto aperto tutto quello che succede, e c'è sempre molta è molto emozionante, insomma, fare i tornei. Poi la cosa bella, a parte la competizione, appunto, adesso sto vedendo qua in sovraimpressione le foto, cioè la cosa bella è che in questi anni, che comunque ormai, sai, siamo cresciuti, abbiamo tutti oltre 40, tra i 40 e i 50, sono nate delle amicizie bellissime, abbiamo girato poi tutta Europa, insomma, i mondiali si fanno, non si fanno da casa, si fanno proprio in città, tutti insieme, su Amigaveri, e quindi c'è un gruppo di persone che pian piano è cresciuto, e con molti ci si vede anche, ci si sente spessissimo anche al di fuori del torneo, e per molti ci si potrebbe vedere anche senza giocare, per dire, perché proprio è venuto fuori una cosa molto bella. Poi è chiaro che la competizione comunque aggiunge quel sale che è giusto che ci sia, e che rende tutto molto emozionante. È molto bello che si sia creata questa rete di appassionati. Ma una domanda che mi verrebbe da porgerti è se hai poi conosciuto anche Dino Dini, e se lui ha frequentato anche questi campionati del mondo per vedere come andavano, chi partecipava e così via, ecco. Guarda, Dino Dini l'abbiamo conosciuto per la prima volta nel 2004, no, nel 2003, perdonami. È venuto in Italia, era già in Italia, perché stava lavorando in una software house che, non sbaglio, si chiama Trecision, e dove lì praticamente ho conosciuto per la prima volta Marco, però in quel periodo ci siamo giusto, tra virgolette, annusati, Marco, è proprio stata una roba così molto, anche perché poi è stata proprio una cosa di poche ore, nel senso, perché il torneo quella volta lì era stato giocato in praticamente un pomeriggio, e lì c'era Dino Dini, l'ho conosciuto, è stato molto emozionato, e poi parlava italiano, io a quel tempo l'inglese proprio zero, adesso non che lo parli bene, però quantomeno riesco a farmi capire, riesco a capire qualcosa. Insomma, praticamente l'abbiamo conosciuto Dino, ed è venuto in questo piccolo torneo che era un campionato italiano fatto in un posto abbastanza così. Poi invece Dino è venuto ancora nel 2012 a Milano, dove lì effettivamente ho conosciuto Marco, dove ci siamo conosciuti, è nata questa bella amicizia. E allora praticamente l'ultima volta che praticamente Dino si è visto è stato nel 2015 a Dublino, dove quell'anno, incredibilmente, si sono rivisti Dino Dini e Steve Scritch, che, per chi non lo sapesse, Dino, dopo che ha fatto Kick-Off 2, praticamente ha lasciato la Anco, perché c'è stato un episodio un po' importante, e lui si è andato via praticamente sbattendo la porta, invece Steve Scritch è rimasto, insomma, quindi da lì non si sono praticamente mai parlati, o quasi, e invece a questo mondiale di Dublino si sono venuti tutte e due, e sembravano due separati in casa, nessuno praticamente, stavano a vita a distanza l'uno dall'altro, e naturalmente sono arrivato io con la mia bella faccia di bronzo e gli faccio: ma sentite, io voglio fare una foto con voi, non è possibile che cioè, insomma. E allora credo di essere l'unica persona sulla terra ad avere una foto insieme con Dino Dini e Steve Scritch, tutte e due, dopo il divorzio. Vado orgoglioso di questa foto. E niente, lì è stato molto bello, perché comunque, allora, Dino non è proprio un grandissimo giocatore, però è uno che ci tiene invece un sacco, e nel 2012, quando è arrivato,
al campionato del mondo del 2012 è arrivato ultimo e la cosa gli è pesata tantissimo. E invece nel 2015 a Dublino, cioè, tu immaginati, sei il creatore di un gioco e arrivi ultimo, non ti fa piacere, insomma. E invece praticamente poi nel 2015 è riuscito a non arrivare ultimo e si è esaltato tantissimo e tutti con noi, con lui, grande! È stato proprio, è stato molto, molto divertente come... E Marco, invece tu come te la sei cavata nei tornei, visto che hai partecipato? Allora, io partecipai al primo torneo gestito da K nel 1990, era il 91-92, no? Quando era? Insomma, in quegli anni lì, nel 91. Ce ne furono due, perché io avevo come vicino, come frequentante, lo stesso istituto, sì, liceo. Due. Luca Caldiero, che in verità era stato il primo vincitore del primo torneo, che era un ragazzo, adesso una persona di Torino. Io giocavo quindi tantissimo con lui e qualche volta lo battevo pure. Quindi parto per andare a questo secondo torneo, tutto esaltato, eccetera. Sono uscito praticamente dalla prima partita, una roba terribile. Poi sono tornato nel 2004 e nel 2004 ho avuto questa visione di Dino Dini, che per me era veramente un mito, perché se vai veramente ad analizzare il dettaglio che c'è racchiuso in quegli 880K che erano alla fine, era l'immagine di Kickoff 2, c'è una specie di miracolo, no? Cioè tutto quello che può essere collegato alle tattiche, alla complessità della fisica, insomma, uno spettacolo, tenendo conto che addirittura adesso si è lavorato ancora di più con la Competition Edition, no? Che hanno modificato e hanno tirato fino ad avere le statistiche anche esplicite in linea con i giochi attuali. E poi finalmente ritornai con l'esperienza, però anche dall'altra parte, perché ormai lavoravo da 4 anni in Milestone nel 2012 e ci fu questa possibilità di conoscere Gianni, di essere un pochettino più, insomma, un pochettino più rilassato, perché qualcuno l'avevo già conosciuto come Gianluca Troiano nel 2004 e insomma... pur perdendo, nel 2012 non ho fatto neanche una figura troppo barbina perché non sono arrivato ultimo. Ero nella Lega degli Scarsi, però mi ero abbastanza difeso nella Lega degli Scarsi. Però è sempre quello, cioè tu ti trovi in un posto che ha un sacco di persone appassionate alla tua stessa cosa, che è diventata la ragione, da una parte, di vita, nel senso che è l'hobby, dall'altra parte lavorativa, perché in quello stesso contesto nel torneo c'è, non so, Steve Chambers, no? Steve Campbell, che è la persona che modifica mantiene la versione di Kickoff 2 Competition Edition. E alla fine anche lui sviluppa videogiochi, perché all'epoca sviluppava ancora i giochi su Nintendo DS. Adesso non so se continua a mantenere la passione, però è un po' questo, cioè non si tratta di stare solo nel club degli appassionati della pesca. Secondo me quando arrivi a far poi coincidere non solo la tua passione ma anche col tuo lavoro, è una magia incredibile. Nel senso che soprattutto nel mondo dei videogiochi tu fai qualcosa che regali alle persone, ok, le persone lo pagano, no? Va bene, però con quella cosa le persone si divertono, cioè le persone in qualche modo trovano un senso al loro passare il tempo, e secondo me questo è come dire, è il driver, è la cosa che mi fa continuare a dire ok, magari adesso sto facendo il docente al Politecnico e quindi sto cercando di insegnare queste cose. Ma nella produzione di videogiochi il bello è che tu regali una parte di te a delle persone che investono il loro tempo, ed è per questo che nel fare tutta questa attività tu ci metti veramente 300 volte te stesso, e il tempo passa in modo veloce e sei, come si dice nei videogiochi, in un continuo flow. Cioè in un continuo,
dare il meglio di te stesso sia mentalmente sia fisicamente. E questo lo sperimenti anche un po' in Kickoff, perché anche lì c'è qualcuno che sviluppa videogiochi, perché c'è Gianluca che con la sua The Fox Software e il suo Action Soccer, c'è Steve, c'è la passione poi di Gianni per tutta una serie di cose anche correlate ai videogiochi, cioè, e ti senti a casa, nonostante io abbia visto pochissimo quelle persone, no? Perché l'ho visto una volta nel 2004, una volta nel 2012, però anche lì, se poi ci mettiamo a parlare io e Gianni al telefono, cioè non ci stacchiamo più, no? È proprio come dice il titolo della puntata, che l'ottava arte non è solo un gioco, è qualcosa che è un rapporto sociale, uno scambio tra persone, ecco. Anche. Sì, guarda, nei videogiochi c'è per me ci sono un sacco di elementi, cioè il videogioco è quella cosa che mi ha insegnato a dire, non importa se il discorso non è l'errore, non è sbagliare, ma è brutto sbagliare due volte per lo stesso motivo. E se impariamo a fare questo discorso nella nostra vita, effettivamente riusciremo a capire che siamo delle persone che devono crescere, che devono migliorare costantemente e crescere con quella direzione, cioè io voglio migliorare costantemente, ti permette di dare, secondo me, alla vita un gusto completamente diverso. Ma proprio tre volte, al posto di ogni volta dire ho sbagliato, mi condanno, no? È un po' come quando uno gioca a Dark Souls oppure quando io giocavo Forbidden Siren. La cosa fighissima è che magari morivi 800.000 volte, no? Però il fatto, o anche adesso a giocare a Celeste, Celeste non è male, non è male. Però il gusto che ti arriva nel aver capito che quell'intuizione ti permette di superare lo schermo in un determinato modo, secondo me non è replicabile, no? Oppure come quando ti trovi davanti a un'avventura grafica e c'è un problema e tu pensi in quel momento lì che quel problema sia irrisolvibile. Ok, prendi, spegni tutto, dormi e intanto il tuo cervello ci pensa su, poi lo affronti il giorno dopo e dici ma questa era una cavolata, cioè è una stupidaggine. Quando si andava al liceo, che c'era un problema di matematica, non ti veniva e poi dopo riuscivi a risolvere dopo averci dormito sopra, ecco. Ma infatti il discorso è questo, cioè ti permette di prendere la vita non tanto in modo meno serio, ma sapendo che comunque tu puoi in qualche modo affrontare sempre delle cose che ti sembrano impossibili, no? E quindi questo per me è uno dei valori aggiunti che insomma il videogioco in tutta la vita in cui ho videogiocato mi ha sempre insegnato, no? A parte lo stupore che non mi è ancora passato di non vedere l'ora, ad esempio, che mi arrivi la Ultimate 1541-2, oppure adesso mettermi, insomma, ho preso ste cartuccine, ho preso la SD2 IEC e adesso mi sto divertendo un casino con questa. E poi è qualcosa che mi nasce dentro, quell'entusiasmo che veramente io ho sempre temuto che potesse finire e al momento c'è ancora e continua ad aumentare. Mi ha fatto venire in mente una cosa, scusami, volevo dirti, quando stai parlando di Celeste, mi ha fatto venire in mente mio figlio che praticamente l'altro giorno mi stava chiedendo, papà, ma perché questa cosa si fa così? Perché sta giocando, appunto, sta giocando a... Io gli sto facendo vedere i giochi vecchi, insomma, sì. Giochi vecchi, per lui non sono vecchi, per lui sono giochi. Sì, che sono giochi vecchi perché riconosce che la grafica a quadrettoni la associa al gioco vecchio, però per dire adesso stanno giocando a Dragon's Trap e quindi cosa è successo? Che ha fatto una certa cosa e ha detto ma come mai si fa così? Com'è che è stato deciso di farlo così? E allora praticamente lui è entrato nella testa del programmatore, nel senso il programmatore ha deciso che si faceva così e questo è molto bello secondo me perché mi fa venire in mente, dal mio punto di vista, io ogni tanto, per me uno dei giochi più belli che gioco adesso, che non è modernissimo, però comunque a me piace molto, è GTA V, che secondo me ha un paesaggio che è una roba è fuori dal mondo. E quando, mentre sono lì che giro e guardo un po' la mappa, dico, pensa, quel sasso lì è lì non perché è stato generato casualmente, ma perché qualche programmatore dell'accidente ha detto no, questo lo metto qui perché qui ci sta bene. E difatti ci sono dei paesaggi che sono pazzeschi. E così
vale proprio anche per i giochi. Adesso, per dire, stavi dicendo di Nodini, 880k, cioè tu pensa che il codice è di 250k, il resto è grafica. E se tu pensi, 250k ha fatto un miracolo, se ci pensi, perché c'è tutto, no? Come stai dicendo anche prima. E no, chiuso la parentesi. No, oppure se pensate a altri due miracoli, uno è Elite di David Braben, che in 39K, ok, riesce a mettere dentro 8 galassie con 256 pianeti ciascuna, ognuno con il proprio regolamento, proprio a livello tecnologico e tutto quanto. Lì c'è tutto un discorso di permutazioni e generazione procedurale, però è mostruoso. E quello è solo una piccola parte. Oppure lo stesso Paradroid di Andrew Braybook, che implementa un tot di robot, ognuno col suo comportamento visto dall'alto, cioè ti viene a dire, ma come fanno a fare questa magia? Oppure un gioco sconosciutissimo, che secondo me era il mio survival horror degli 8-bit, che è Agent USA, che praticamente è un gioco che parla di una pandemia creata da una televisione che fa diventare stupidi gli uomini, no? E gli uomini, se uno diventa stupido e tu vieni toccato, diventi stupido come lui, no? Allora tu, agente, devi riuscire a togliere questa stupidaggine, andare su questo televisore, lanciare dei diamanti che tu raccogli e riuscire a distruggere questa fuzzy bomb, che è questo televisore un po' strano. Nasce come gioco educativo, ma il fatto di mettere questa angoscia con tu andavi in biglietteria, non vedevi più niente, digitavi, compravi il biglietto del treno, arrivava il treno, non sapevi chi potesse scendere, se scendevano gli infetti o se scendevano delle persone normali. Cioè, anche lì, in meno di 100 blocchi, che erano 25K dell'epoca. Cioè, questa è la magia, cioè la magia della programmazione e il fascino. Ecco, lì hanno implementato il treno ad alta velocità. Cioè, questo qui è lo speed train che collega le grandi città di capitale, e poi c'è invece il treno sfigatello, molto più simile a un treno dell'Ottocento. Però, oppure andare in giro per i Caraibi di Pirates di Sid Meier, cioè, o l'intelligenza di XCOM, no? Degli alieni del primo XCOM di Julian Gallop, ok, che adesso è uscito con Phoenix Point. Cioè, ragazzi, ma dove lo troviamo un mondo così bello? Certo, come tutte le arti, ogni arte è bellissima, perché come bello XCOM, sono belli i calligram di Apollinaire, no? Le poesie disegnate. Però qui c'è arte. Certo. Dal pubblico ci fanno notare, ci hanno fatto notare durante la serata, hanno citato Girus. Girus. Grandissimo. ok, Doom, Heretic. Ci segnalano anche i giochi su Sega Saturn. Sì. D in particolare, che faceva anche paura, dicono. Sì, 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 D assolutamente. È una delle serie che devo giocare, perché mi sono incuriosito molto sul fatto che ci fosse, c'è il quarto episodio di D, mi sembra che sia stato cancellato, fosse arrivato a un certo livello di sviluppo, poi l'avessero cancellato, adesso non so se lo vogliono riprendere, fare la riedizione, non lo so. Poi Saturn, ragazzi, è quello che incorpora l'unica versione di Bomberman a 10 giocatori, cioè 10 omini che si cercano di distruggersi con le bombe a vicenda, bellissimo. Forse una delle migliori versioni che ci sono, insomma, partendo, certo, quella del PC Engine, Super Bomberman 94, ok, però anche quella deve essere molto molto bella. E Giro comunque ha inaugurato il fatto che io la musica classica non l'ho imparata alla scuola media. Io la musica classica l'ho imparata sul Commodore 64 sentendo le musiche dei giochi. Di Girus mi viene in mente che c'è una particolarità, il gioco che viene giocato con un joystick che ha un movimento circolare, mentre normalmente, come sapete, i joystick hanno
da bar di solito hanno gli angoli, invece lì ci vuole praticamente una ghiera, un restrictor che deve essere circolare perché ti deve permettere di fare il movimento circolare del gioco. Mentre invece, per esempio, Tempest, che era simile, se non sbaglio, uno era dell'Atari, l'altro non mi ricordo esattamente, insomma, però Virus è di Konami e Tempest dell'Atari, sì. Tempest invece era con lo spinner, e difatti giocarlo col joystick in emulazione è duro, eh? E invece con lo spinner si gioca bene, invece Girus si riesce a giocare bene col joystick. Direi che siamo quasi arrivati alla conclusione. Vorrei prima di tutto farvi ancora due domande. La prima è: quale videogioco consigliereste ai nostri ascoltatori, di quelli d'epoca, diciamo così, il videogioco d'epoca, consigliereste ai nostri ascoltatori per giocare ancora, per riprendere un po' a giocare i giochi del passato, diciamo, se avete un gioco in particolare da consigliare, ecco. Vai, Marco. Vado io? Beh, allora, il gioco che consiglio sicuramente, da giocare però potete giocare nella versione originale, perché secondo me è il massimo, è Impossible Mission. Ed è praticamente il gioco che faccio studiare ai miei studenti, quindi loro hanno uno degli elaborati che devono fare è l'analisi di Impossible Mission, perché Impossible Mission ha tutto. Generazione procedurale delle stanze, quindi il gioco è sempre diverso. Ovvio, anche lì i pattern, le soluzioni che non sono sempre i puzzle che devi comporre, anche lì ne viene scelto uno a caso e quindi ogni partita è differente. È un platform fantastico, implementa una sintesi vocale che all'epoca stupì tantissimo. Ed è il primo utilizzo del vero riuso del codice, e cioè quell'omino che vedete in sovrimpressione nella schermata, in verità era uno sprite di Summer Game che era avanzato e che faceva un salto mortale. Allora Dennis Caswell disse: vabbè, ma cosa facciamo? Boh, sta roba sembra una cosa carina, e in effetti poi ci costruì un gioco sopra, no? Un gioco a piattaforme dove per saltare non faceva il solito salto alla Super Mario, ma faceva questo salto mortale che dava molto più pepe a tutta la situazione. Adesso è uscito il primo di maggio, a inizio maggio, su Nintendo Switch, il porting che è eredità, che probabilmente mi sembra che permetta di giocare la versione originale, come fu il porting su PSP, Wii, eccetera. Il porting non so come sia, però avevo visto poi i filmati di gameplay, poteva essere un po' così, ma l'originale è pazzesco. E poi fu quel gioco che io andai a modificare con mio papà, e quindi ha tutta una serie per me di collegamenti affettivi, ma veri, perché ecco, questa è la versione, questo è il layout moderno, ok? E per me è veramente un gioco che ha una serie di significati professionali, affettivi, pazzeschi. Io invece potrei consigliare un gioco per Amiga, che gioco tuttora perché mi piace tantissimo. Io lo reputo il padre, tra virgolette, di Mario Kart, e si chiama Super Cars 2 della Gremlin. E quello secondo me è uno spettacolo, nel senso che comunque ha quei fattori che piacciono, tipo macchine, missili, barriere, cioè insomma è un gioco praticamente con grafica a vista a volo d'uccello. Ma purtroppo io ho questa deviazione, mi piacciono i giochi con la grafica vista dall'alto. E quindi insomma le macchine si vedono dall'alto, la vista si vede dall'alto, non si vede tutta intera, ma ne vedi soltanto una piccola porzione, quindi la devi imparare, e le macchine possono essere potenziate. C'è anche un momento nel quale devi fare tra una pista e l'altra, devi praticamente fare l'upgrade della macchina piuttosto che ripararlo. I punti li prendi in funzione del piazzamento al giro prima, e anche li spendi per ripararla piuttosto che gli stessi attrezzi che aveva a prendere, tipo i missili davanti piuttosto che i missili dietro, missili che inseguono la pista, armature, rostri, hanno un prezzo che sale o scende a seconda della borsa. Quindi tu
puoi anche provare a investire, tipo compri, che ne so, 100 missili davanti e poi li rivendi alla pista dopo, ma che magari li hai comprati benissimo e li rivendi a un alto prezzo, quindi puoi andarti a comprare delle cose molto più potenti. Ci sono un sacco di circuiti, ci sono tre livelli, insomma... C'è veramente tantissimo da giocare, è divertentissimo. Poi giocare in due, io con mio cugino ci giochiamo tuttora, ma ci divertiamo come dei bambini. E quindi è veramente un gioco che secondo me, ecco, visto che Marco stava parlando di giochi eterni, secondo me Supercars 2 è eterno. È un gioco poi molto bello, secondo me anche graficamente, regge l'età. Adesso è anche un po' vecchiotto, Bene, bene. Per esempio Sean Shoten, che è quello di Magnetic Fields, che ha fatto Supercars 2, dopo fa uscire Lotus Esprit Turbo Challenge e prima fece uscire Trailblazer e Cosmic Causeway, che era un gioco 3D, una specie di race 3D, che anche quello è veramente infinito. Scusate questa digressione, ma non ce la facevo. Sean Shoten è fantastico. Trailblazer è bellissimo. Sì. Anche su Spectrum. Su Spectrum. Dicono anche di Supercars 2, stupendo, dicono nei commenti. La grande magia è quando dei videogame nascono amicizie. Grande Alessandro, giustissimo, è vero. E penso molti di noi hanno iniziato delle grandi amicizie proprio all'epoca. Io mi ricordo, avevo giocato X-Wing versus TIE Fighter nei tornei online ed è stato stupendo all'epoca e ci sento ancora adesso con alcuni ragazzi degli anni appunto dell'inizio anni 2000, ecco, fine anni 90, inizio anni 2000, quindi fantastico, è una cosa molto positiva, ecco. E direi che se non ci sono altri commenti da parte del pubblico potremmo anche chiudere qui la puntata. E vi ringrazio tantissimo di aver partecipato, di essere stati qui con noi, Marco e Gianni. Spero di potervi vedere di nuovo presto per altre attività. E do appunto un saluto al nostro pubblico. Vi ricordo che la prossima settimana ci sarà una puntata sull'impatto dell'informatica nella musica. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo. E grazie ancora a tutti, grazie ancora a Marco e Gianni per essere stati con noi. Ciao ragazzi, grazie a voi, è stato un piacere. Bub e Bob vi salutano, ciao. E allora vi faccio salutare anche io dalla stellina, questa qua. Ma ecco, no, solo una cosa, hai citato una parete di videogiochi a casa tua, riusciamo a vederla? Non so, ci provo perché la webcam ha il filo un po' corto, vediamo un attimino. Oh, wow. il sogno... Ecco, qua c'è Supercars 2, che stavo dicendo. Eccolo. Thimbleweed Park, insomma, lì c'è un po' di roba. Lassù in cima c'è Doom. Grande. Fantastico, va bene. Grazie mille ancora della disponibilità. E della... Grazie a voi. E a presto a tutti quanti. Buona serata. State bene. Ciao.